Salve a tutti, questa è la recensione di Frankenstein. Eccola qua. Allora, iniziamo dal make-up. Allora, ha un ombretto viola e sopra gli occhi chiaramente, un mascara nero come tutti e anche una linea sopra l'ombretto che non ho capito cosa sia. Per me è matita che si è messa in più, ma non credo, perché di solito Frankie si tocca sempre bene. E non, poi non credo che una bambola l'abbiano fatta così. Poi ha una cicatrice sulla guancia, adesso ve la faccio vedere. Eccola lì. E poi il suo ombretto è viola scuro scuro. La sua cravatta è a pois, molto carina. E ha un vestitino scozzese. Poi ci sarebbe una cintura ampa da punk, che però io ho tolto perché diciamo che la volevo togliere perché non si abbinava tanto. Poi le sue scarpe hanno il tacco molto alto, la zippa molto alta. E sono a righe nere e bianche. Eccola qua. Poi anche delle cicatrici sul corpo. Poi, ora gli oggetti che ho trovato nella sua confezione. Il piedistallo innanzitutto è grigio. Poi, siccome è la mia prima recensione, vi volevo dire che cosa c'è disegnata nella parte sotto. Aspettate che... Ecco qua. Non riuscite a vedere bene perché non si vede chiaro con l'immagine del computer, però vi dico che c'è la scritta Master Egg in rilievo, ma poco rilevato, con il simbolo e vari disegni e simboli delle bambole. Adesso vi faccio vedere gli altri oggetti. Innanzitutto la sua borsetta con il logo Monster High e poi le ha un'imbottitura finta nera che si vede proprio che è un'imbottitura. Poi qua in mezzo che c'è sopra il logo, sotto c'è una riga rossa che continua anche dietro. Poi ha le bretelle con dei diamanti incastonati che sono argento. Le bretelle sono rosse, proprio del mio colore preferito. Poi c'è la sua spazzola che è grigia e la base è fatta con il logo Monster High e il manico c'è la scritta Monster High in rilievo, non tanto però. Poi c'è il suo cagnolino Wadget. Non ve lo descrivo perché non so descriverlo benissimo e poi mi viene una catastrofe, come dire. Poi il suo diario. C'è scritto Master Haig. Questo diario appartiene a Frankenstein. Il suo diario e il suo messaggio è: perché mai qualcuno dovrebbe voler leggere il diario di qualcun altro senza chiedere prima il permesso? Spero vi sia piaciuta la sua recensione. Ah, e vi volevo dire un'altra cosa. Io, siccome sono molto fantasiosa, come ho già scritto su un commento di una recensione di una bambola inventata da una, ho inventato un look per Frankenstein. Il look da mostracalcio!
Guardate, adesso ve lo mostro. Cioè, è un completino da calcio delle mie Bratz. Allora, ci sono dei pantaloncini rossi con il bordo azzurro, che si vede un po' che hanno dei buchi e sembrano Geox. Poi in fondo, sulla coscia, c'è il numero 5. Poi c'è anche la magliettina, che c'è 5 sulla spalla, diciamo, sottospalla. E ai lati è bianca. E in mezzo è rossa, sempre Geox, come i pantaloncini. Poi è tutto delle mie Bratz. Poi ho trovato anche questa pallina da calcio, che è un oggetto delle mie Bratz. Ecco, poi cos'è? Ah, vi volevo dire che il mio prossimo video sarà su... vi farò... scarterò insieme a voi i miei regali di Natale, che Babbo Natale e Santa Lucia mi regalano delle bambole Monster High, e farò le recensioni solo di un regalo, perché sennò ci metterò troppo. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi auguro che... e vi dico che scrivetemi come io ho fatto i vostri video e